compagnia della dottoressa Doriana Saracino, biologa nutrizionista di Lab 42. Benvenuta, dottoressa. Grazie. Con lei oggi parliamo dell'importanza dell'alimentazione personalizzata. Quando possiamo definirla tale e perché è importante? Allora, un'alimentazione personalizzata è quando viene prescritta intanto da uno specialista, che si basa sullo stile di vita, sul sesso, sull'attività fisica del paziente e sulla stato di salute del paziente stesso. In ogni caso l'alimentazione personalizzata va un po' a valutare tutte quelle che sono le abitudini iniziali per poi portare a delle piccole modifiche durante il percorso nutrizionale che si intraprende. Dottoressa, quali sono i parametri per determinare il peso ideale? Allora, innanzitutto è più corretto parlare di range di peso ideale, nel senso che il peso ideale di per sé non esiste. Il range di peso ideale è valutato in base allo stile di vita, all'altezza, al peso e al sesso del paziente, se è maschio o se è femmina. Più correttamente, durante un percorso bisogna valutare il range di massa grassa. Infatti per questo i pazienti vengono sottoposti non solo durante i controlli o durante la visita nutrizionale, non solo alla singola pesata, ma anche a un'analisi della composizione corporea, quindi si va a valutare il range di massa grassa ideale, ovvero quel range in cui si ha un vero e proprio dimagrimento e non una perdita di massa magra o di massa metabolicamente attiva. A quali esami si può sottoporre il paziente per un piano nutrizionale adeguato e personalizzato? Allora, innanzitutto il primo step è sicuramente sottoporre il paziente a degli esami ematici e strumentali, che consentono quindi di valutare lo stato di salute del paziente e danno delle indicazioni specifiche al medico e al biologo, per il primo a dare una diagnosi, per il secondo, quindi per il biologo, per stilare un piano nutrizionale adeguato. Gli esami del sangue generalmente si ripetono una volta l'anno proprio per valutare la funzionalità degli organi e il benessere e lo stato di salute del paziente. Un altro test che può essere effettuato è il test genetico, che è un prelievo di DNA dalla mucosa della bocca, che noi facciamo fare ai nostri pazienti per valutare se ci sono delle mutazioni a livello dei geni che costituiscono la molecola del DNA, e tali mutazioni proprio rendono l'individualità di quella persona. Quindi questo test serve a valutare se ci sono delle predisposizioni ad alcune patologie, come per esempio una sindrome metabolica, e quindi ci dà la possibilità personalizzare ancora di più il piano nutrizionale. Se invece il paziente presenta dei sintomi quali stanchezza, gonfiore addominale, irregolarità dell'alvo, allora lì possiamo sottoporre il paziente alla tipizzazione del microbiota intestinale. La tipizzazione del microbiota ci permette di vedere quanti batteri sono presenti a livello della flora intestinale, e quindi una volta ottenuto il referto di questo test, il paziente viene sottoposto a un incontro multidisciplinare tra professionisti che possa quindi dare a lui una risposta, quindi una strategia a livello proprio nutrizionale specifica per la problematica in essere. Altra metodica che si può utilizzare durante un percorso nutrizionale è l'analisi della composizione corporea, proprio perché un percorso di perdita di peso non è esattamente la perdita dei chili sulla bilancia, ma ci consente di andare a valutare come variano le masse corporee rispetto alla perdita del peso, e quindi andare a valutare una perdita di massa grassa, massa magra o massa metabolicamente attiva, e ci dà anche la possibilità di andare a valutare quale sia il metabolismo basale del paziente che prendiamo in carico. Dottoressa, sono arrivate delle domande da parte della nostra redazione, ci colleghiamo per ascoltarle. Qual è la dieta più richiesta, dottoressa? Allora, la dieta più richiesta sicuramente è la dieta chetogenica, che nonostante dia un bellissimo risultato, forse più immediato, deve essere comunque valutata sia dal medico che dal nutrizionista. Perdere peso vuol sempre dire perdere massa grassa?
No, perdere peso non vuol dire sempre perdere massa grassa, infatti l'obiettivo fondamentale deve essere proprio quello di lavorare sulla riduzione della massa grassa. Grazie dottoressa. Grazie a voi.